in un nuovo video. Allora, come avete potuto notare, praticamente sì, sono tornata a Chieti, sono tornata nella mia città, anche se in realtà non lo sento mia perché io mi sento torrese, avendo un padre di Torribruna, però comunque vi voglio raccontare brevemente com'è stato, diciamo, il viaggio di ritorno. Allora, ovviamente, anche se voi non lo vedete, il mio ragazzo, diciamo, è presente. C'è. In questa stanza c'è, però lui non si vuole far vedere, perlomeno non ancora. Forse in qualche altro video uscirà anche lui. E praticamente che cosa è successo? Allora, Isola è una città un po' particolare in cui la gente non è come Chieti, non è come Pescara. In poche parole, sono molto accoglienti. Mi hanno trattato veramente come se fosse arrivata la celebrità delle celebrità e non sto scherzando. E allora, praticamente che cosa è successo? Chiaramente dovevamo ripartire, lì è stato divertentissimo ragazzi, divertentissimo, perché? Perché allora, in due, eravamo in due, praticamente, allora, c'era la mia valigia, c'era la sua valigia, poi c'era una valigia piena di cose da mangiare perché la sua famiglia, diciamo, ho voluto, diciamo, offrire qualcosa anche da mangiare, tipo dolci fatti in casa, cose così, come di solito si usa nei paesi. Poi c'era la valigia dove c'erano tutti i regali che mi avevano fatto, tra cui anche una signora di Isola che era la prima volta che la vedevo, la incontravo e mi fa un paio di orecchini. Una cosa allucinante, lo so. Anzi, se sta guardando questo video, io le mando tanti saluti. Poi che c'era? Poi c'era la borsa termica con altre cose da mangiare. Poi c'era una busta con tre libri praticamente di un amico, diciamo del mio ragazzo che fa il pittore, mi ha voluto fare sto regalo. Praticamente io e lui con tutta sta roba, praticamente abbiamo dovuto affrontare il viaggio da soli. E oltretutto c'era pure il cambio a Pescara, perché il diretto non c'era. Morale della favola, pioveva anche. Ha iniziato pure a piovere, quindi con l'ombrellino, le valigie, le cose da portare. E praticamente, che cosa succede? Mentre eravamo nel treno per Pescara Centrale, ci rendiamo conto che il nostro treno è dovuto stare fermo a una parte per 5 minuti, anche se non era previsto. A volte i treni lo fanno. Lo fanno perché magari ci sta un altro treno in ritardo, non lo so come funziona, però a volte lo fanno. Quindi il nostro treno era in ritardo. Noi avevamo praticamente 10 minuti di tempo per cambiare treno che portasse appunto da Pescara Centrale, ci portasse appunto a Chieti. E praticamente io dico al mio ragazzo, amore, senti qua, siamo praticamente messi male, perché 10 minuti come fai? Però per fortuna almeno non dobbiamo fare il sottopassaggio, perché guarda, qua ci sta che il binario è quello a fianco al nostro, quindi non dobbiamo fare il sottopassaggio. Siamo arrivati a Montesilvano, iniziamo a prepararci, ci mettiamo proprio di fronte la porta, così usciamo subito, perché avevamo 5 minuti, cioè il treno ha fatto 5 minuti di ritardo, quindi avevamo 5 minuti di tempo invece che 10 per cambiare treno. Cominciamo a correre con i borsoni, io davanti a lui, lui dietro, dai forza, forza, forza. Che succede? Che per coincidenza, non lo so come definirlo, ci rendiamo conto che il treno stava in un altro binario, quindi abbiamo dovuto fare il sottopassaggio e chiaramente non c'era l'ascensore e quindi siamo dovuti andare per le scale con tutti i borsoni per farci riconoscere. E praticamente cosa è successo? È successo che l'altro treno abbiamo fatto appena in tempo ed è partito. Dopodiché, per fortuna, quando siamo arrivati a Chieti Scalo, c'erano dei suoi amici, amici del mio ragazzo, che tra parentesi l'hanno pure visto in televisione questo mio ragazzo, quindi diciamo si conoscono chissà da quanto tempo e praticamente
Per fortuna ci hanno aiutato. Tanto è vero che io dicevo sempre: ma tutta sta roba, ma mo ci entra dentro la macchina? No, perché il cofano era un cofano enorme. Per fortuna ci entrava. Però dopo abbiamo dovuto scomodare mia madre a fare, diciamo, le scale. Tra parentesi, il mio palazzo sono 110 scale e non abbiamo l'ascensore. Quindi immaginate la situazione, stanchi dal viaggio, 3 ore praticamente a farsela con i borsoni, 110 scale. E questo è tutto, ragazzi, e ci rivediamo al prossimo video.